Primo turno playoff del campionato di promozione Umbro. Si affrontano Tavernelle Padule San Marco all'Angelo Moratti di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni. I gialloverdi ribadiscono l'ottimo secondo posto in classifica conquistato anche l'anno scorso e dovranno affrontare un Padule ostico che ha sempre ben figurato negli scontri diretti con le grandi del girone A e che aspira ad un finale di stagione vincente, proprio come successo l'anno scorso con la promozione dalla prima categoria alla promozione. Avenante ha tutti a disposizione, occhio a Cacciamano che nel mirino fissa l'obiettivo dei 300 gol in carriera e Patalocco fuori quota giunto al secondo gol consecutivo con la maglia gialloverde. Il Padule invece si presenta in Valnestore con i gioielli Bellucci e Battistelli pronti a farmare alla collaudata retroguardia tavernellese, ma senza cambi da poter effettuare sui fuori quota, impegnati con la festa dei ceri di Gubbio. Padule subito spavaldo, al terzo minuto, Giacometti chiama Bellucci a rapporto, ma il colpo di testa vincente è rimandato a data da destinarsi. Alza la voce il Tavernelle, al settimo minuto passa in vantaggio, prende come al solito il megafono Lorenzo Cacciamano che si beve mezza difesa ospite e deposita sull'angolo alla destra di Radicchi, 1-0 e pubblico in delirio. Continuano i locali a fare la voce grossa, questa volta sono gli esterni a fare i vocalist. Patalocco danza sull'out di destra, manda in confusione gli esterni del Padule, poi prende appuntamento con Montanucci che dal limite impegna Radicchi mettendolo alle corde. Il Padule è proprio come un pugile messo all'angolo. Sotto i colpi degli indemoniati Patalocco e Montanucci, al ventesimo Abenante reclama un calcio di rigore per un intervento di mano dubbio in area Ububina. L'arbitro ignora le proteste e lascia correre. Al ventitreesimo, ospiti vicino al KO, è ancora la premiata ditta Cacciamano Patalocco a dare spettacolo con quest'ultimo che realizza il terzo gol consecutivo. Abbenante si coccola così il suo gioiellino e intravede la porta giusta per incanalarsi verso il prossimo turno playoff. Nel finale di tempo però il Padule prova a reagire. Al 35esimo Pierotti fa tutto bene tranne il passaggio finale per la corrente Biscontini che avrebbe concluso a botta sicura. È il preludio al gol. Bocciarelli sbaglia il rinvio e favorisce la transizione del Padule che sfocia al gol di Tomassoni. Gli ospiti rientrano negli spogliatoi con il morale alle stelle. Con le riprese e il commento di Mauro Fiorucci passiamo al secondo tempo. Al terzo minuto, ancora episodio dubbio in area di rigore. Cacciamano si fa atterrare, ma l'arbitro, forse lontano dalla situazione di gioco, sorvola. Padule vicino alla resa, sotto i colpi di Montanucci, ma è ancora Lorenzo Cacciamano ad essere il protagonista di giornata. L'attaccante duetta con il numero 10 gialloverde e battezza la porta per la 300ª volta. Il bomber non poteva scegliere giornata migliore per raggiungere questo importante obiettivo. A questo punto gli ospiti si arrendono, ma c'è tempo per i legni colpiti su punizione da Montanucci e poi Brescia, che legittimano così il punteggio di 3-1. Uno score che a dir la verità poteva arrotondarsi con l'occasione di Andreoli, sprecata a due passi da Radicchi, ma forse sarebbe stato un passivo troppo severo per il Padule San Marco. Triplice fischio finale e squadre negli spogliatoi, Abbenante conquista meritatamente la finale playoff del girone. La strada verso la gloria è tracciata, grazie ad una grande prestazione che fa ben sperare i tifosi gialloverdi. La sconfitta del Padule, d'altro canto, non ridimensiona una stagione che comunque è da considerarsi positiva. Allora, Lorenzo, complimenti, 300 gol in carriera raggiunti nella giornata migliore. Sì, sicuramente Grande caccia! un bellissimo traguardo, ma il traguardo più importante è aver portato questa squadra di nuovo come l'anno scorso in finale playoff. Sicuramente sarà dura domenica, non so con chi, non so chi ha vinto tra Pietralunghese e Pievese, ma sicuramente sarà una partita difficile. Oggi però ci godiamo questa splendida giornata con un grandissimo pubblico. Secondo me è una finale meritata, è un percorso di 2 anni
dove l'anno scorso abbiamo fatto 73 punti, purtroppo abbiamo perso la finale playoff, quest'anno siamo di nuovo in finale playoff e venderemo cara la pelle domenica, senz'altro. Lo dobbiamo a noi perché facciamo sacrifici dal 2 d'agosto, lo dobbiamo alla società che è sempre vicina, non ci fa mancare niente, a questo pubblico che oggi era davvero speciale. Grazie. Grazie Lorenzo. Mister, buonasera, una sconfitta che di sicuro non cancella l'ottima stagione del Padule di San Marco. Sì, però ecco, siamo arrivati decimati. Per colpa dei ceri, la colpa è sicuramente di chi non ci è venuto, avevamo solamente tre fuori quota senza la possibilità di fare nessun cambio, ha giocato gente che durante l'anno non ha quasi mai giocato titolare, e la colpa al 70-80% è di chi non ci è venuto, però credo che bisogna trovare una soluzione a sta cosa perché altrimenti noi di Gubbio siamo tanto troppo penalizzati. Il prossimo anno è 19 di maggio, già si sa che è domenica, cioè quel giorno si potrebbe giocare almeno di sabato, se no altrimenti capisco che, ripeto, la colpa all'80% è la nostra, i nostri giocatori che non sono quelli che non sono venuti a giocare, però cioè, almeno mettersi seduti un attimo per valutare ecco, la situazione, perché noi siamo venuti a giocare un playoff in 16 con tre cambi in panchina, nessun fuori quota in panchina, con tre cambi di cui due venivano da un infortunio, non giocavano da tempo, quindi non è una scusante, alla fine 11 in campo ci eravamo, però è andata così.